tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il nuovo video sui trucchetti per capelli che dovresti conoscere. Allora, sono semplici, alcuni magari già li conoscerai, altri magari invece sono delle piccole chicche da aggiungere alle tue conoscenze. Ma iniziamo subito con questo video. Io adoro prendermi cura dei miei capelli e quindi, cioè, me li sono visti tutti, cioè ho imparato di tutto e ora vi farò vedere le cose che ho imparato, diciamo, e che per me sono nuove. Iniziamo subito. Allora, il primo consiste nei consigli di che cosa abbinare allo shampoo per ottenere determinati risultati. Quindi, se abbiamo i capelli sporchi, se abbiamo i capelli grassi, se abbiamo i capelli elettrici, insomma, distrutti. Vediamo insieme che cosa unire al nostro shampoo. Allora, se vogliamo far crescere i capelli più velocemente, dobbiamo usare 2 cucchiai di shampoo e 2 cucchiai di aloe vera gel. Sapete che l'aloe vera gel ha tantissime proprietà, però per far crescere i capelli è uno degli ingredienti migliori. Vi dico aloe vera gel perché so già che se cito succo di cipolla, molti di voi mi guardano male e molti di voi mi mandano a quel paese, come già successo in passato. Anche se io adoro il succo di cipolla, diciamo aloe vera gel. E questo è il numero 1. Numero 2. Per eliminare il crespo invece dovete abbinare allo shampoo un cucchiaio di aceto di miele. So che molti di voi staranno dicendo aceto, cioè come faccio a mettermi l'aceto sui capelli? Ebbene sì, l'aceto ha delle proprietà fantastiche, fenomenali e quindi toglie tutto il crespo dai nostri capelli. Numero 3. Se invece vogliamo ristrutturare i capelli, possiamo prendere l'acqua di rose e unirla al nostro shampoo. Anche qui 2 cucchiaini di shampoo, 2 cucchiaini di acqua di rose e vedrete che i vostri capelli saranno veramente più morbidi, sembreranno meno distrutti e devastati, soprattutto se utilizzate la piastra. Ecco, provate. Questa qua dell'acqua di rose non la sapevo, quindi l'ho trovata sul web, ho provato e mi è piaciuta molto. Fatemi sapere anche voi nei commenti se anche voi non conoscevate questo piccolo trucchetto e se lo provate ditemi come vi siete trovate. Poi un altro segreto, un altro trucchetto è quello di pulire la spazzola con un pettine, quindi togliere i capelli passando il pettine in questo modo. Per rimuovere tutti i capelli. E vengono via veramente tutti, tra le altre cose. Eccoli qua. Poi, spero di essere a fuoco, un altro trucchetto è quello delle onde con la piastra. Ora devo stare attenta a non bruciare niente, quindi l'appoggio un attimo qui. Allora, praticamente se voglio avere i capelli ondulati, vado a prendere le mie ciocche, in questo caso prendo questa, vado ad arrotolarla però a 2, faccio una treccia come se fosse una treccia spirale, insomma non vado a fare una treccia a 3, insomma. Giro, 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 giro e giro ancora. Dopodiché, una volta che sono arrivata alla lunghezza che volevo fare mossa, inizio a passare la piastra in questo modo, ovviamente per un po' di minuti, per creare un effetto mosso. Vado avanti fino a quando non ottengo il risultato che voglio. Tengo ancora la forma un pochino arrotolata e la faccio raffreddare in modo tale che da freddo rimarrà ancora di più l'ondulatura. Quindi lo tengo così un secondo, faccio raffreddare il tutto. Ok, sono pronta per disfare e vedete che ho un bellissimo ondulato. Spero che riusciate a captarlo perché ho la felpa nera. Sono tutta vestita di nero oggi, però io vedo le ondine, spero che si vedano e che riusciate anche voi a captarle, le mie ondine. Se invece ho i capelli sporchi, io utilizzo il boratalco
ovviamente anche per dare il volume ai capelli, quindi ne metto un pochino nella mano e sulla tuta e poi le vado a passare sulla mia cute, lo massaggio bene e mi raccomando, se mettete il burotalco poi la sera andate a sciacquare i vostri capelli, perché altrimenti a lungo andare almeno a me dà fastidio, perché asciugano i perli di sebo, ma poi a me darebbe fastidio avere i capelli così. Se invece devo raccogliere i capelli utilizzo sempre uno spazzolino, perché mi permette di togliere anche i ciuffetti che di solito spuntano e che sono veramente fastidiosi. Anche se devo per esempio utilizzare il mollettone, utilizzo sempre lo spazzolino, ovviamente lo spazzolino che utilizzo per questa funzione, non lo spazzolino che utilizzo per lavare i denti quotidianamente. In questo modo riesco a raccogliere meglio i miei capelli. Un altro trucchetto per far crescere i capelli senza avere doppie punte è quello di tagliarmi da sola le doppie punte a casa con le forbicine per le unghie. Io passo intere giornate alla finestra alla luce del sole. Scusate se sto guardando fuori dalla finestra, ma c'è un tempaccio, secondo me tra un po' arriva il temporale, e passo tutto il tempo a tagliare le doppie punte, infatti non ne vedo quasi più. E in questo modo, anche quando vado dalla parrucchiera che ha la mania di tagliare tutti i capelli, non trovo i capelli da tagliare, quindi mi fai complimenti, mi taglia, mi spunta veramente pochissimo, i miei capelli continuano a crescere contenti e felici e non ho problematiche di nessun tipo, quindi questo è il mio trucchetto per far crescere i capelli, perché i capelli non spezzandosi crescono più in fretta. Quindi io semplicemente prendo una mia ciocca, controllo tutte le doppie punte, in questo caso devo andare a prendere una ciocca lontana perché queste qua davanti tra l'altro sono perfette, e niente, e tolgo le doppie punte che vedo, appena le vedo, tac. E devo dire che è anche un modo economico per evitare il parrucchiere se devo solo spuntare i capelli, giuro, giuro che funziona, infatti non ho quasi più. Poi, un altro segreto è quello di utilizzare un asciugamano che non sia aggressivo, quindi non in spugna. Questa stoffa qua per esempio va bene, oppure potete utilizzare una maglietta di cotone. Io adoro per esempio questa, non guardate se è macchiato perché lo utilizzo solo per i miei capelli e ormai mi serve questo. Questo qua è un tessuto che per me va bene per raccogliere i capelli, oppure magari anche una maglietta in cotone. Questo comunque io lo adoro per raccogliere i miei capelli bagnati perché assorbe il più grosso, però non c'è bisogno di andare a sfregare i capelli quando li vado ad asciugare, quindi questo qua è un ottimo compromesso che mi piace moltissimo. E poi ultimo trucchetto che però secondo me sapete già tutti, la forcina non va messa in questo modo ma al contrario, per farla rimanere fissa, quindi quando mettete la forcina la parte seghettata deve stare sotto, così, e non sopra ma proprio sotto, in questo modo starà ferma e non andrà in giro, soprattutto quando facciamo acconciature particolari rimarrà esattamente dove l'abbiamo messa. E nulla, io spero di esserti stata utile, vai a interagire con la foto che ho postato su Facebook e su Instagram riguardo i capelli e fammi sapere quali sono i tuoi prodotti preferiti, che trattamento utilizzi per i tuoi capelli, insomma fammi sapere che cosa fai tu con i tuoi capelli. Ti ricordo che a fine mese deciderò su che social network fare il giveaway, quindi ti consiglio di andare a dare un'occhiata. E nulla, io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto, io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!